Ciao a tutti. Ciao. Allora, siamo ormai a fine aprile e si avvicina sempre di più il momento degli esami di maturità. Ta-na-na-na. Ecco, momento piuttosto importante per insomma, centinaia di migliaia di studenti in Italia. Allora, nel momento in cui si avvicina questo momento, l'ansia tende a salire esponenzialmente fino al giorno stesso degli esami. Chiediamo a Michela, come si può fare con un'integrazione naturale a combattere, a vincere quest'ansia e ad affrontare l'esame di maturità al meglio. Ah, bella domanda. Allora, anche perché bisogna stare attenti a controllare l'ansia ma non addormentarsi. Allora, ci Vabbè, certo. sono diversi, diciamo, diverse piante. La natura in questo ci viene molto in aiuto, nel senso che ci sono piante come il biancospino, ad esempio, se soprattutto avete anche delle somatizzazioni a livello di tachicardia, quindi magari quando vi agitate vi batte fuori il cuore, potete usare delle gocce a base di biancospino che si comprano tranquillamente in erboristeria. Oppure potete usare del tiglio, anche lì gocce piuttosto che tisana a base di tiglio. Si possono comprare in questo caso anche degli estratti secchi, oltre che delle gocce di valeriana, un pochino, magari non eccedere perché ha un principio attivo, un cosiddetto alcaloide, che oltre ad essere ansiolitico, è anche un pochino, come dire, si dice ipnoinducente, vuol dire che aiuta ad addormentarsi un pochino, quindi su quello Ci bisogna un addormentiamo sui pochino. banchi Esatto, non è il giorno del carino tema, non è il addormentarsi sui banchi, no, direi di no. riderei. Esatto. E poi direi che si Ecco. può utilizzare ancora un principio attivo omeopatico per l'ansia da attesa, soprattutto degli esami, che si chiama Gelsenium. Si trova anche questo soprattutto in farmacia, sotto forma di granuli e di monodosi. Potete chiedere consiglio al vostro farmacista su come utilizzarlo, magari già da 3 settimane prima dell'inizio degli iscritti, per cominciare a prepararvi. Ok, quindi questo è un prodotto omeopatico, hai Sì. detto. E riguardo invece la camomilla, ecco, la camomilla che effetto può avere a livello di calmante in Allora, previsione di un esame? sì, la camomilla è un ottimo rimedio, anzi, è il rimedio più utilizzato soprattutto dalle nonne, direi. Bisogna stare attenti a una piccola cosa quando si fa la camomilla sotto forma di tisana, perché la camomilla contiene degli alcaloidi, cioè dei principi attivi rilassanti, ma ne contiene anche alcuni che sono invece eccitanti. Quindi un piccolo segreto che non tutti sanno è quello, quando preparate il vostro infuso di camomilla, di lasciarla in infusione un minuto e mezzo al massimo, quindi non farla diventare proprio bella gialla, perché altrimenti comincia a rilasciare anche quei principi attivi eccitanti che fanno in modo che si verifichi il famoso effetto paradosso, cioè l'effetto contrario della pianta rispetto a quello che ci si aspetta da quella pianta proprio per la sua fama. Io mi ricordo che non ho mai preso camomilla in vita mia, proprio la sera prima della maturità degli esami, insomma dell'inizio degli iscritti, mia madre mi disse: "Ah, facciamo una bella camomilla, così domani stanotte dormi bene." Io non dormii tutta la notte, e quando poi all'università scoprì questa cosa, dissi: "Ah, Hai ecco, hai capito? visto?" Chissà quando l'avevo lasciata in infusione, era giallissima quella camomilla. Quindi non solo in vista dell'esame di maturità, ma anche in vista degli esami universitari, quindi insomma, Esatto, quindi no, esatto. tutto Quindi buono. un consiglio potrebbe essere quello di assumere anche in questo caso la camomilla in granuli omeopatici, che ha l'effetto calmante effettivo della camomilla, e siete sicuri e tranquilli, perché non ve la potete dimenticare lì in infusione e la bustina, di non avere l'effetto paradosso. Comunque, noi ci raccomandiamo sempre, chiedete informazioni al vostro Al farmacista vostro di fiducia farmacista. o al vostro medico curante, così non sbagliate. Ok? Vi ringraziamo per l'attenzione e Buona buona fitness a fitness a tutti tutti. e buon esame di maturità a tutti. Tante, Ecco, tante, tante cose belle in per bocca al lupo. l'esame. Ciao, ciao. Ciao.